Ciao gamer, benvenuto a Pokegamer. Oggi andiamo a vedere la battaglia di Alessio che mi scrive. La battaglia è stata fatta quando Edislash era ancora in OU e non in Uber. Allora, senti una roba. A me non interessa dov'è Edislash, a me interessa che c'è Edislash. Molto bene, andiamo a vedere. Ok, comincia la battaglia di Alessio o Alex nell'IGN contro Raffaele. Raffaele, sì, ok. Raffaele comincia con Klefki e Alex con Gliscor. Gliscor, spero per te, dato che ti piace Smogon, spero per te che non sia quel... vedo un terremoto. Secondo me è quel Gliscor. Ho molta paura. Comunque, Klefki va di riflesso e Gliscor di terremoto. Raffaele ritira... Klefki dalla lotta e manda Blastoise. Quindi adesso penso che Gliscor deve scappare. Però aspetta, no. Mi sa che... Ok. Mi sa che non ho visto la Toxic Sfera, quindi forse è diverso. Milotic contro Blastoise. Mega Blastoise. Oh mio Dio, adesso farà malissimo. Mega Blastoise è poco utilizzato, però quando può colpire fa male. Forza Sfera, eccola che arriva. Eh sì, no vabbè, non ha fatto moltissimo considerando che Milotic è un tank speciale. Anzi, è quasi un wall speciale in realtà. Weavile. Ok, Weavile con... Perché Weavile? Ok, Weavile contro Milotic. Lo avvelena e avanzi, vabbè. Immagino che voglia andare sull'attacco fisico, perché se non sbaglio Milotic ha poco difesa. Eh sì, Milotic ha pochissima difesa fisica. Ripresa da parte di Milotic. E mi sa che... Ti prego Alex, non dirmi che vuoi giocare allo stall the game. Ti prego, non farlo, no. Non fare la persona malvagia. Idrovampata. Prova a scottare Weavile. No, non può scottarlo perché è già avvelenato, quindi never mind. Privazione di nuovo. Penso che voglia andare avanti così. Significa che l'avversario ha solamente attaccanti fisici? Cioè, speciali? Ripresa, sì. Cioè, Alex, potevi... Dai. A me non... Non sono d'accordo con... Giocare a Pokémon in maniera stolli, perché li tratti male i Pokémon, cioè li fai prendere, li fai diventare dei sacchi da combattimento e poi dopo li fai riprendere. No, non va bene! Non va bene, basta. Comunque, Weavile va giù. Abbiamo Milotic contro Klefki, che non può essere avvelenato. Milotic adesso è stato paralizzato, quindi la velocità è dimezzata. Arriva un'idrovampata che non farà molto a Klefki. Ha fatto abbastanza in realtà. Schermo luce da parte di Klefki, ok. Fin qua ci siamo. Mi sa che Klefki vuole cominciare a setupare, anche se ha un po' poca vita in realtà per farlo. Punte. Ah ok, un Klefki con punte, vabbè, ok. Meglio di nulla, diciamo, per quel poco che ha fatto Klefki in questa battaglia. Continua... Siamo a 2 punte su 3. Fanno abbastanza male adesso le punte. Quando sono 3 soprattutto fanno malissimo. Soprattutto se sono anche con Levitroccia. In combinazione con Levitroccia. Ok, Klefki è andato KO. E abbiamo Goodra. Quindi 2 special wall. 2 wall speciali. Cioè, la battaglia non finisce secondo me. Ok, fango bomba che non fa nulla. Tossina. Perché? Hai Aegislash? Cosa... Tiralo fuori, cosa aspetti? Aegislash e vinci. Vinci e basta. Goodra con Drago Pulsar. Le sta provando un po' tutte, Raffaele. Ripresa. E vedi, e poi io mi chiedo perché Smogon voglia bannare Aegislash. Cioè, perché non banni Tossina o Ripresa su Pokémon che possono usare Tossina o Ripresa? Non va bene! Mi banna tutto tranne quello che non va bene. Ripresa.
Infatti la battaglia va avanti per 37 turni addirittura. Wow! Sarà interessante. Sì, mi sa che continuerà qua di Drago Pulsar e Tossina, Stalling, Tossina. Idrovampata. Non gli togli nulla! Ok, Goodrey è andato giù. C'è stato un piccolo cut per... perché è andata a finire... cioè, è successo quello che mi aspettavo. Ok, Edgeslash contro Milotic e l'Edgeslash è shiny, quindi Edgeslash vince, punto. A meno che non lo usa male. Siamo già al secondo danza spada per Edgeslash. Sarà problematico. Molto, molto problematico. A meno che adesso non lo brucia, naturalmente. No. Scudo reale. Vediamo cosa... vabbè, si protegge, basta, da un... idrovampata. E adesso arriva... sì, adesso arriva un furtivo ombra che farà... ah, no. Vort... è speciale! Omg! Perché? No, allora c'è qualcosa... c'è qualcosa che non va. Perché un Edgeslash speciale deve... perché un Edgeslash speciale deve usare... cosa? Deve usare danza spada? Eh? C'è qualcosa che non va. Non va, non va, cioè... siamo a più 6, quindi l'attacco di Edgeslash è raddoppiato, ma continuo a non spiegarmi perché usa Vortex Palla. Furtivo Ombra. Cos'è un set metà-metà? Wow! Resiste. Questo non me l'aspettavo, per esempio. Edgeslash va giù. Se non avessi avuto quel Vortex Palla avresti vinto, vedi? Non va bene. Ma avete la stessa squadra o cosa? Raffaele manda Gliscor e Milotic continua di ripresa. Cioè, dai, non è bello. Toxic Sfera, sostituto. Mi sa che arriva altro Stalling. Altro Stalling in arrivo, probabilmente. Ok, Milotic rientra. C'è stato un altro cut perché... un'altra parte stolli. E abbiamo Alakazam Shiny, che è molto bello, è molto figo, contro Gliscor. Gli ha appena tolto tre quarti di vita ad Alakazam Gliscor. E Mega Alakazam, ok. Vediamo cosa combina Mega Alakazam per dare una lezione ad Antonio. Traccia Velencura, ok, interessante. Però non è avvelenato, quindi... non serve nulla Velencura per Alakazam. Avevo detto Akalazam. Un nuovo Pokémon. La quarta evoluzione di Alakazam, dai. Alakazam viene mandato KO. Tac, Gliscor sempre. Volcarona contro Gliscor. Non penso che gli farai un granché. Protezione... Anche Raffaele, anche tu. Tutti e due, ma perché dovete giocare Stalling? Dovete... no, cioè... no. Voi fate del male ai Pokémon. Voi non li amate. No, non si fa così. Vabbè, Gliscor continua con la tattica sostituto Velencura Terremoto. E quindi... ah, Ronzio però, attenzione, perché Ronzio colpisce attraverso il sostituto e one shotta, attenzione, one shotta Gliscor, perché c'è stata un'eleganza. Molto, molto intelligente come mossa, potevi farla qualche 25 turni prima, però interessante. Ronzio di nuovo, immagino che farà male a... eh sì, lo one shotta immagino. Eccolo qua, e la battaglia finisce con Volcarona che vince e Alex vincitore. Ok, quindi questa era la battaglia di Alex contro Raffaele. Allora, l'unico consiglio che ho è togli immediatamente Tossina e riprese da Milotic e togliti Gliscor, perché non vanno bene. Altro che Smogon, qua ci sono le regole di Leonardo che parla e dice che Milotic con Tossina in Uber e anche coso, Gliscor.
Quindi, dopo aver detto un sacco di cavolate, ti ricordo che puoi mandarci un gameplay cliccando nel bottone che dovrebbe essere o in basso a sinistra o in basso a destra con scritto invia un tuo gameplay. Ti manda il video di Antonio che ti spiega come farlo. Ti basta avere un normalissimo 3DS. Quindi direi che per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao gamer!